le quite. La zona delle quite, traduzione dialettale del termine quote, ad indicare l'antico frazionamento agrario dell'area, è profondamente caratterizzata dalla presenza di una quotizzazione del demanio pubblico, risalente alla fine del secolo XIX, testimonianza di una profonda, seppur in molti casi infruttuosa, trasformazione del territorio. Le quotizzazioni dei demani comunali hanno interessato sul finire dell'Ottocento molti comuni della Murgia di Sud-Est. La legge del 1 settembre 1806, emanata nel periodo murattiano per motivi umanitari, economici e sociali, prescriveva la suddivisione in quote ai singoli cittadini e prioritariamente a quelli nullattenenti dei demani comunali. Il disegno regolarissimo dei lotti e della viabilità, strade tutte perpendicolari ad un asse centrale principale di notevole lunghezza e tutte alla stessa distanza l'una dall'altra, lotti tutti di forma rettangolare e dimensioni abbastanza simili, segna profondamente il paesaggio dell'area delle quite, mantenendo ancora oggi un elevato grado di leggibilità. Un disegno del territorio creato a tavolino che stride profondamente con le caratteristiche morfologiche di questa zona, ondulata e caratterizzata dalla presenza di lame più o meno profonde, che interrompono la continuità del disegno regolare delle quote. L'area delle quite si identifica infatti come tipica espressione della morfologia della Murgia, che si sostanzia nei terrazzamenti di superficie, connessi in alcuni casi alla tettonica dell'area, in altri all'azione erosiva del mare in epoca pleistocenica. Nello sviluppo di brevi e poco profondi solchi erosivi, le lame. Nelle numerose e diversificate manifestazioni legate al processo di formazione del carsismo, microforme di superficie, soprattutto quali le vaschette, i fori di dissoluzione della roccia, i solchi lungo le linee di massima pendenza. I tipici segni antropici, quali trulli, casedde e muretti a secco, testimonianza dell'antico insediamento sul territorio, si alternano ad aree relitte di vegetazione naturale, fragni e roverelle soprattutto, presenti in particolare sui fianchi delle piccole lame che attraversano l'area e lungo i percorsi a scacchiera, a vaste aree caratterizzate dalla roccia affiorante contro cui nulla hanno potuto gli sforzi dei quotasti e oggi colonizzate dalle associazioni vegetali tipiche della pseudosteppa mediterranea. Alle tipiche colture della zona, quali gli oliveti intervallati da qualche vigneto, nelle aree più pianeggianti e con una maggiore presenza di terreno vegetale. Splendide le fioriture primaverili nelle estese aree aperte, caratterizzate dalla presenza della pseudosteppa. Gli
Gli antichi fabbricati rurali, trulli e casette, erano originariamente utilizzati soprattutto come depositi per gli attrezzi agricoli e come ricovero temporaneo. È molto interessante notare come ciascun manufatto, pur nelle ridottissime dimensioni e nella semplice configurazione formale, sia differente dall'altro, nella forma e nei singoli particolari costruttivi, con un campionario tipologico ricco e articolato, spesso sottovalutato e quasi sempre sconosciuto ai più.